Soltanto a Stuelo si trova sti team. Solo a Stuelo non riesce a capire chi è in mid lane. E Ryze alla fine, ok. Sivir support con Lethal Tempo. Sto per dire, è un mio fan? No, Lethal Tempo. Deluso completamente. L'altra rune, boh, un po' fantasia, lì sin con l'Elettro. Brand, Elettro, Ial, ma perché dai, su Brand, un champion di fuoco, mettitelo l'Ignite, no? Fuoco più fuoco, fuoco al quadrato, niente. Poi abbiamo Vayne top lane, vabbè, lasciamo stare. Comunque, dicevo ragazzi, d'estate è vero che molti viewers vanno in vacanza, ma anche gli streamer vanno in vacanza. E mi ricordo Paolo quando 2015, 16, 17 così andava in vacanza estate e tornava, se non sbaglio, giù a Catanzaro. Comunque ci stava un sacco e streamava pochissimo, quindi c'erano un po' più di viewers sparsi per la categoria di LoL Italia. Quindi in generale d'estate è un periodo buono per farsi conoscere da gente nuova. Quindi magari è importante far presenza, perché se diciamo, come si dice, la concorrenza è in vacanza e tu no, i viewers che rimangono poi guardano te, perché sei quello che streama. Però allo stesso tempo l'estate non è buona per nuovi progetti. Cioè se hai un nuovo progetto, una nuova serie, un qualcosa di nuovo che vuoi portare, non lo porti a luglio, ad agosto sicuramente. Qualsiasi cosa la puoi preparare al massimo per settembre, ottobre. Ma non... non luglio e agosto, ragazzi. Annusa Culi piange. Ma Annusa Culi torna. Bisogna un po' alternare, insomma. Block ci mancava, tanto che non lo usavo. E che cazzo. Poi abbiamo sbloccato il 104esimo champion adesso. E niente. Lo scopo di League of Legends è un 5 contro 5 in questa mappa, dove lo scopo è quello di distruggere la base dell'avversario. Fine. Proprio lo scopo è semplicissimo. Ovviamente tutte le meccaniche intrinseche lì sono un po' più complicate, però... Di base l'obiettivo è distruggere la base dell'avversario, quindi devi pushare la lane, distruggere le torri che mano a mano trovi nella corsia, ammazzare l'avversario se ti rompi i coglioni, prendere gli obiettivi principali che ti danno soldi, ti danno potenziamenti, e tutto questo per rafforzarti e riuscire in questo braccio di ferro tra un team e l'altro a vincere. Caricamento infinito come al solito, perché a questo elo ci sta la gente con il PC di legno. Il PC fatto di mattoni. Lo so che è più semplice arrivare a Diamond che scendere in Iron. Miracoli del profeta. Ma sì, poi ego, la mattina sono felice di qualsiasi viewers. I numeri, ragazzi, d'estate non guardateli, perché non conta nulla. Però i sub contano, perché comunque lo stipendio in qualche modo ha fatto. Quindi grazie di 2804 sub in questo momento. Nonostante tutto, nonostante... Sono molto felice. Allora, qua ci fichiamo. A lui non servono le pozze, lui ha Lial, quindi... Si stava incazzando come una maiala. Wealthy Iron. Oh yes. Evviva pinguino. Ma cosa sta facendo? Ma questi sono pazzi! Gangbang! Ma questi sono pazzi! Vabbè ragazzi, dai, ma Sivir voleva assolutamente morire, Sivir. Cioè, Sivir voleva morire, ragazzi. Cioè, dai, è rimasta lì dall'inizio che ci fa avanti e indietro. Draft noob score ranked, so fun. Ma aspetta, sì, siamo in ranked, quindi... Non ho capito cosa intende. Cioè, chi è il draft noobs? Siamo noi?
Perché siamo i Draft Noobs. Abbiamo fatto 3 kill con questi invade insensati. Brizzi trattino basso 0 Cirdix 100. Il mio sogno è una flex con lei, signor Fieric, full troll comp. Grazie, Brizzi. Lo so, è il sogno bagnato di tante persone, ti capisco. Pezzo di merda. Affanculo. Allora, mi piace molto come è partito sto game. Mi piacciono i game belli movimentati, no? Molto molto belli. Allora, noi purtroppo siamo in svantaggio perché siamo arrivati dopo che aveva già pushato, con meno mana, meno HP, non ho le pozioni, è solo il biscotto, quindi un po' uno svantaggio questo. Senza ignite. Devo flashare qua. Purtroppo siamo messi abbastanza male. Però sta wave non posso perderla. Vediamo un po' se riesco in qualche modo a baitarlo. Senza W no. Senza W non riesco. Buongiorno Rick. Mannaggia. Speravo in Lee Sin. Dai, W sul minion. Stendiamo un velo pietoso. Grazie Simo Zani per i 10 mesi, bentornato, grazie anche a Grabbo Famiglia per i 2 mesi. Grazie delle sub, this dodge, beh loro sono, effettivamente a quest'uno si stupiscono molto per i dodge che fanno, perché sai, sono un po' un miracolo. Se lo vuole, il carretto. Vabbè, non potevo farci più di tanto. Ok, diamo un po' di cazzo così. Scoppiali come se fosse il loro primo giorno di palestra. Questo lo mandiamo a Scampia. Oh no. Ma sì, inseguimi un altro po'. Cosa devo fare? Sono 2 wave di minion qua. Oddio, questo mo gank. È lui! E mo? Dove vai? Nergabbio! Ovviamente me la ruba. Ci mancherebbe altro. Luxis misclick. Ma cosa sta succedendo in top lane? Mi sto perdendo secondo me sto perdendo delle bellissime azioni in top. Vabbè, ce ne faremo una ragione. Oh, attenzione! Ha red cliccato dovere, Vayne, brava. Ah, che bello che è sul Ludens, costa 200 gold in meno, oh sì. Oh sì. 200 gold in meno. Aikar, grazie di 13 mesi, bentornato a Felix Army, caro. L'ultima volta che ho giocato Jarvan costava 3.400, perché chi usava mana era discriminato, doveva pagare di più. Quindi, voilà.
Oh! Rise? Ma questo è pazzo! Ma scusa, grande puffo, ma lei è completamente pazzo! Niente, non ce la può fare a lasciare una kill questo. Ma cosa ha fatto? Poi si è arreso completamente. Ce la faccio? Oh yes! Mo' arrivo io. Vediamo se ti diverti tanto. Vieni qua! Figlio di puttana. Mi è stato la Kulisin. Ce l'ha lo smite? Ok, ce l'ha. Ecco qua. Ah, this dodge, om giù, il dodge! Oh, Sasha la ulti? Sei a livello 4. Ma come a livello 4? Siccome Master Riva dalla top se arriva. Tucchete. Dico così perché essendoci l'Herald up mi aspetto che Mastery stia più verso la top. Ovviamente questa non è una legge universale, soprattutto da queste parti. E Bobby, come mi ha doggiato? No, c'era ancora, non ci credo! Ho fatto flash Q, mi è andato a agganciare quel coso lì. Madonna santa. Questo penso sia proprio un handicap di Jarvan, il fatto che lo standardo rimanga per così tanto tempo. Io lì non volevo agganciarmi lo standardo, purtroppo devo fargli la Q e c'era ancora lo standardo di prima. Oltretutto l'ha trapassato, vabbè. No, credo che i biscotti non danno più soldi. Andiamo così. Vabbè. Gold reset, buono, 4 morti, insomma. Oh, bravo Mastery. No, Mastery, ruba Mastery. No, vabbè, ragazzi. Perché soltanto i miei di jungler mi rubano le wave? Mastery non ha rubato, ragazzi. Di conseguenza Ryze si becca una bella wave. Oddio, però il carretto lo perde, dai, almeno questo. Vabbè, ah, Rez è bot oltretutto. What? Sì, vabbè, ma sta... Io non ci voglio credere. Ecco qua. Dobbiamo prendere questo, bro. Tipo qui, ragazzi, c'è la PlayStation webcam. Merda, è caduto tutto. Ez. Master Gang. Master Gang, signori. Sto aprendo io, grazie. Sì, sì. Malissime, ragazzi. Ulta! Io non lo so, ragazzi. Sarà l'effetto mattutino. Kino Brain. Sorry.
Vedete, 5-1 con l'Eclipse. Vabbè, lasciamo stare. Ecco. Ashe non esiste più nel frattempo. Vorrei usarlo mid, ma se qualcuno non va bot qua. Comunque sì, una Sivir support uscita male questa. Un po' un aborto. Con lo Zia, la goccia, c'è un po' di tutto. Mia nonna, cioè, si stava incazzando come una maiala. Buongiorno, signor Fieric. Grazie, Anthony! Merda, è caduto tutto. Hai sentito, bro? Ha sentito, sì, lo dico io. Dico che ha fatto male. Dico che ha fatto male. Il Jarvan AP, signori. Allora, qua la prendo la torre. C'ho l'Herald, ma purtroppo non riesco a prenderla. Ma lui mi do... Cos'è? Scripting? Mi dodge sempre al millimetro. Niente. Vorrei tirarlo in bot, però... Penso purtroppo sia un po' difficile tirarlo qua. Cioè, cosa faccio? Prendo due plates? Non è worth. Non è worth tirarlo qua per prendere due plates. Vado in mid lane. Tanto c'è Sivir, voglio dire. Grazie, signor Sam, per il Prime. Benvenuto a Verix Army. Bello. Questi ci muoiono sicuro. Sì, 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 sì. Ovvio. Non sei a manco pronosticarlo. Avevamo il minimo dubbio. Ok. Mettiamo l'Herald qui. Ecco qua. Oh no, mo lo mettiamo. Non ci sono più le plate, quindi... Oh, costui. Aspettiamo che faccia la Q. No, non la fa. Bene. Mamma mia. Che miracoli mi tocca fare con Jarvan AP, ragazzi. Il blu mi farebbe comodo. Chat, che chiacchierate? Ah, la maturità. Buona fortuna, ragazze, che ce l'ha. Buona fortuna. Abbiate sempre fiducia. Credeteci sempre. Top, vedo una Vayne un po' in difficoltà. Gli sgorbi. Sono Iron, dai, però abbiamo preso la kill. Niente, comunque ragazzi, lei mi parte alla terza volta che la clicco, devo fare qualcosa. Questo cazzo di tasto. Killing spree.
Vabbè. Magari... J4, sorry. An ally has been slain. Find me greater foe. Your turret has been destroyed. Accendiamo il condizionatore. Io forse mi abbono. Beh, allora forse ti ringrazio. Ash heal, attenzione. Ash why? Mash non sa cosa deve fare, cosa sta succedendo. Poi fa ridere, non rispondo. Cioè, c'è gente proprio che non parla mai mentre gioca. Come se non capisse quello che si viene scritto. Siccome molti non sanno proprio la lingua, non sanno l'inglese. Ecco qua. Vediamo mo' chi ci finisce nel guy, niente. Oh, lo prendo, eh. Non lo prendo. Come fa l'issina a destra del 10? Era tipo stravanti. Boh, ma non mi posso fidare di l'issina. Cioè, se ci sto alla larga è meglio. Oddio, Vayne, come ha fatto a fare... Mamma mia, cosa sto vedendo. Davvero, Frankie? Ma più o meno siamo lì, eh. Start the Drake. Chi? Chi deve startare? C'è nessuno al Drake. Adesso devo concentrarmi per riprendere un po' di stack del Magi. Fatto che mannaggia quel Ryze. Quel Ryze lì è un Iron bravo. Che al di là dello score c'ha un farm... Non buono, ma insomma accettabile. Ok. Poi c'ho 10 assist, ragazzi. Lì sì, mi ha rubato 50.000 kill. È ovvio che poi non riesco a fare neanche le stack del Magi, mannaggia. Qua, se non mi avessero rubato tutte ste kill, io avevo già il Cosmic Drive da un pezzo, mannaggia. Vabbè. Va bene lo stesso, va bene lo stesso. Torre bot. Ma guarda, non parte la E. Io odio sta tastiera. La butto, Dio Cristo. La butto. Salve Fievic. La butto. Ecco. Un po' di soldi, grazie. Niente, sono arresi. Ma che palle. Che partita. How to carry... grazie Vayne! 1v9 Vayne! Grazie Vayne per questo 1v9. Ha carriato i 3 iron, grazie. Mamma mia, ragazzi, non hanno proprio giocato. Cioè, Lee Sin 5-0 stava con Letality. Ha fatto meno danno di Sivir, che non stava giocando, è andata AFK. Gian Pietro passa il fucile. Io non so veramente cosa dire. Andiamo.